Mini recensione richiesta da Patreon da Ardin87, che mi chiede di fare due parole su Fantozzi. Non tutta la saga, naturalmente, perché mi ci vorrebbe un anno, ma facciamo un minuto di chiacchiere su questo Fantozzi del 1975 del grandissimo Luciano Salce. Fantozzi per me è un capolavoro della commedia all'italiana, un capolavoro, uno dei film che ho visto di più, è un film terribile, uno dei film che ci rido di più da sempre e del quale mi sento sempre in colpa ogni volta che ci rido, perché è un film veramente che deflagra e mostra davvero cos'è l'italiano medio e senza coscienza politica, senza alcun problema, sempre piegato di fronte ai superiori e sempre cattivo con gli inferiori, come viene detto nel film. Un film terribile ma che fa ridere, partita di calcio, cioè siamo di fronte a una cosa, l'ultimo dell'anno, una cosa veramente terribile dalle risate che ci ho fatto, l'incipit, colui che si sveglia deve 7 minuti prima di andare a lavorare, si deve fare oh, e se si rompe la stringa deve prendere l'autobus al volo, inizia il film che lo ritrovano dopo una settimana murato dentro i vecchi cessi, c'è una cosa incredibile, e in più in questo film ci sono delle scene terribili come quando la bambina a Natale e la figlia Mariangela, terribile insieme a Pina, due delle cose più brutte che siano mai viste al mondo, specialmente Mariangela che poi era un uomo, va appunto alla festa di Natale per i capi della società per cui lavora suo padre Ugo Fantozzi, perché tutti sbagliano il suo nome, e la trattano come una scimmia, la chiamano Cita, e lui che gli dice come la grandissima e bellissima Cita Hayworth quando escono, una delle scene più belle secondo me del cinema italiano di tutti i tempi, una scena che fa ridere ma che distrugge e che un'altra volta mostra come l'italiano medio sia un pezzo di merda ad ogni effetto e come i padroni, specialmente quelli veramente stronzi, non siano altro che gente che sfrutta gli altri per avere una vita agiata senza combinare mai un cazzo. Grandissimo Fantozzi, grandissima critica sociale, un Paolo Villaggio incredibile, anche il secondo è molto bello seppur più sfilacciato sempre di Salce, poi il terzo mi ha sempre divertito, a me mi diverte fino a Super Fantozzi, e poi Fantozzi in pensione è l'ultimo secondo me degno di essere visto, gli altri tranne qualche scenetta di sono gag del cazzo, ecco, diciamo così, ma come è il primo il Fantozzi non c'è neanche il secondo seppur diretto da Salce. Questo Fantozzi per me quindi è veramente un capolavoro, grazie al Dino 87 per avermelo fatto dire in pubblico, e la corazzata Potemkin col cazzo che è una cagata pazzesca.